La centripetazione non è un esercizio, non è una disciplina, ma è un obiettivo, un risultato. Per centripetazione si intende l'esistere l'uno nella testa dell'altro, e cioè io e il mio cane non siamo due entità a sé stanti ed ognuno agisce e ragiona per conto proprio, ma ci rendiamo conto e sappiamo di essere insieme nel mondo in cui ci muoviamo. Resteremo insieme per sempre io e te. Amo quel tuo modo di guardarmi, con un solo sguardo tutto sai comunicarmi. Quante carezze per ore ed ore non ti faccio accadere. La centripetazione, è più difficile da dire che da fare in realtà, si struttura in tre fasi: focalizzazione, mediazione e riposizionamento. La focalizzazione non è altro che l'essere in grado di essere interessanti per il proprio cane senza utilizzare obbedienza, comando o gioco. Quindi capire come è fatto il nostro cane, a quale tipo di stimoli risponde meglio e diventare centro di interesse per il proprio cane. Per quanto riguarda la mediazione, che è la seconda fase, è la fase che riguarda il passare attraverso, no? Quindi la fase in cui il cane ti riconosce come entità e quindi non prende iniziativa rispetto ad alcune cose, ma diciamo chiede il permesso o ti passa attraverso o si rifà a te e alla tua posizione. Il riposizionamento è quando il cane è in autonomia e in esplorazione, come è assolutamente giusto che sia, e riusciamo a riavere l'attenzione del cane su di noi. Fatta questa premessa, per quanto riguarda i cuccioli, è davvero molto molto importante che il cucciolo ci prenda come punto di riferimento, ma è altresì molto molto importante che soprattutto nei primi mesi in cui arriva il cucciolo a casa gli facciamo fare più esperienze possibili, che quindi il cane non viva solo ed esclusivamente concentrato su di noi, ma che possa esplorare, conoscere altre persone, altri cani, altri ambienti e possa davvero fare tantissime esperienze. Infatti ci sono alcune razze che sono un pochino più dipendenti dalla persona con cui non si lavora in centripetazione perché ce l'hanno già dentro. Altre razze, come può essere ad esempio il Jack Russell, che sono cani da caccia, no? Quindi sono un pochino meno attenti al proprietario e al conduttore, ecco, allora sì, su questi cani si lavora in centripetazione ed è importante che sia così perché hanno una vigilanza ed una predatorietà talmente alta che se il cane è completamente disconnesso dal proprietario, ecco, si corrono davvero dei rischi se il cane prende costantemente iniziativa e scappa o magari si dà l'inseguimento di qualche selvatico e noi non abbiamo nessun modo, nessun titolo per richiamarlo o per fermarlo, quindi qui entriamo nel discorso proprio della sicurezza del cane stesso. Bravissima. Tu sai capirmi,
Bravissima. Stiamo entrando quindi nel merito della relazione vera e propria. Per poter instaurare una relazione con il nostro cane dobbiamo innanzitutto sapere e capire che cos'è il cane, di che cosa ha bisogno, come ragiona, come si muove, come si nutre, di che tipo di riferimenti ha bisogno, eccetera. L'errore più grande e più comune che si fa è quello, quando arriva un cucciolo a casa, di tendere ad umanizzarlo e trattarlo più come un bambino che non come un cane. E questo è un errore davvero grande, perché il cane è fiero di essere cane e vuole fare il cane e non vuole fare il bambino. Mi viene da farvi l'esempio di quei bambini che vengono cresciuti dagli animali, no? E che poi ne assumono alcuni atteggiamenti, alcuni comportamenti. Quando noi li vediamo da fuori non hanno nulla di naturale, no? Queste persone, mi vengono in mente le due bambine cresciute dai lupi, oppure il bimbo cresciuto nel pollaio con i polli, no? Ecco, quando noi vediamo queste cose, quando noi guardiamo queste realtà, ci fa pena e ci domandiamo come sia possibile. Lo stesso dobbiamo capire con i nostri cani. Il cane deve poter fare il cane è trattato come un bambino, dovrebbe fare pena, non dovrebbe essere una cosa che ci allette, che ci piace. Quindi come primissima cosa, quando prendiamo un cucciolo, trattiamolo da cane, facciamogli fare le cose da cane e da lì parte una sana e buona relazione. Dobbiamo anche sfatare un pochino il mito del maschio alfa o del cane dominante. Praticamente tutti i nostri cani, tutti i cani che abbiamo a casa, sono stati selezionati per essere dei gregari, non per essere dei capobranchi. Per cui i nostri cani patiscono quando vengono investiti di responsabilità troppo grandi rispetto a ciò che possono effettivamente gestire. Questo significa che noi esseri umani dobbiamo assumere il ruolo di leader con i nostri cani e quindi dobbiamo gestire veramente tutti gli aspetti della loro vita, e questo non per essere dei comandoni, dei bacchettoni, o non per sentirci onnipotenti come pensa qualcuno: ah, io comando il cane a bacchetta, gli dico seduto, terra, resta, il cane lo fa. Non è questione di questo, è questione che un cane ben gestito e gestito in modo corretto su tutte quelle che sono le sue esigenze è un cane sereno
che quindi non manifesterà stress, ansie o atteggiamenti problematici. Il gestire un cane per quel che riguarda tutte le sue esigenze ovviamente vuol dire farlo stare in un posto adeguato, quindi al riparo dalle intemperie, nutrirlo, portarlo dal veterinario, assicurargli tutte le cure di cui ha bisogno, ma soprattutto dargli delle regole. Un cane senza regole, un cane che fa quello che vuole, un cane che si autogestisce, un cane che prende iniziativa sulla difesa di persone, territorio, cibo, risorse, non è un cane che sta bene, non è un cane sereno ed è un cane che prima o dopo può sfociare in aggressività. Quindi è una nostra responsabilità diretta fare in modo che questo non accada mai. Prima cosa per la serenità dei nostri cani, seconda cosa ovviamente per l'incolumità di qualunque persona o cane entri in contatto poi con il nostro cane. Il cane è un animale abitudinario, quindi sarebbe molto importante scandire le giornate più o meno nello stesso modo e soprattutto sarebbe bene impartire delle regole chiare e coerenti per tutta la vita del cane. Allora, io non voglio dire che tutti noi non dobbiamo fare salire i cani sul divano, che non dobbiamo farli dormire nel letto, che non dobbiamo viziarli, perché comunque sia è umano, gli vogliamo bene e ciascuno di noi è giusto che gestisca e che viva il proprio cane come ritiene più opportuno. Ciò che ritengo giusto è che si faccia un ragionamento di questo tipo. Io prendo un cucciolo ed è grosso così. E ad oggi mi sta bene che faccia questo, questo e quell'altro. Mi starà bene quando il cane sarà adulto e magari arriverà a pesare 50 kg che faccia le stesse identiche cose. Se sì, non ci sono problemi e va bene quello che il cane fa. Se no, allora incomincio a dare degli stop al cane, incomincio a dargli delle regole in funzione di quello che sarà poi il mio cane adulto e di cosa mi starà bene o male che il mio cane adulto faccia. Quel tuo modo di guardarmi con un solo sguardo tu sai comunicarmi quante carezze per ore ed ore non ti faccio cambio neanche per un grande amore tu sai capirmi sai coccolarmi non mi tradisci e non dici di amarmi non posso fare più a meno di te tutta la mia vita ormai dipende anche da te Jack Russell. Io mi rendo conto che quando arriva un cucciolo a casa sia davvero difficile, difficilissimo essere rigidi, severi, non straviziarli, non stracoccolarli, soprattutto quei Jack Russell che sono veramente minuscoli e sembrano veramente dei pupazzetti. Però bisogna davvero fare mente locale e farlo per il loro bene e per il loro sviluppo psicofisico. Quindi, senza esagerare, però è bene che il cane che viene tolto dalla mamma e dai fratellini e dall'ambiente cui era stato abituato fino a quel momento, viene inserito in un contesto nuovo, diverso, ambientale, in un nucleo familiare diverso che non conosce, quindi indubbiamente è spaesato. In più i cani non parlano la nostra lingua, quindi purtroppo non ci capiscono, quindi sta davvero a noi fare uno sforzo a livello di comunicazione, a livello di gestione e anche a livello emozionale, per far sì che il cucciolo capisca esattamente dove sta vivendo, con chi sta vivendo, quali sono i ruoli in quella casa, qual è il suo posto, qual è il suo ruolo, cosa può fare e cosa non può fare. Quando ci sono questi presupposti e quando ci si comporta in questo modo, il cane davvero ci vedrà con occhio quasi di adorazione, perché dice ok, mi è tutto chiaro, tu mi capisci, mi dai da mangiare, mi curi, mi dai da dormire. Mi porti fuori, mi fai giocare, ti occupi della protezione del territorio, io devo solo stare qua tranquillo, beato, fare ciò che mi dici tu. Mi è tutto molto chiaro, questo posso farlo, questo non posso farlo. Ah, sono un cane felice, sereno e rilassato. E questi sono i presupposti per avere una buona, un'ottima relazione con il proprio cane. Poi se posso dare un suggerimento da cinofila, sarebbe carino per i cani che sono stati creati dall'uomo per lavorare con l'uomo, provare a approcciarsi a quelle che sono le varie discipline sportive che propongono i campi cinofili, perché in quel modo la relazione diventa ancora più intensa, ci si unisce davvero in modo morboso con il proprio cane, sono emozioni davvero uniche.
classe. Resteremo insieme per sempre io e te. Amo quel tuo modo di guardarmi, con un solo sguardo tutto sai comunicarmi. Quante carezze per ore ed ore, non ti faccio a cambio neanche per un grande amore. Tu sai capirmi, sai coccolarmi, non mi tradisci e non dici di amarmi. Non posso fare più a meno di te.